Ciao a tutti ragazzi, qui è Giorno ed oggi come ogni giovedì c'è manutenzione sui server di The Division e questa volta non è una normale manutenzione come sempre, ma faranno dei cambiamenti fondamentali nel PvP. Tutte le armi avranno un danno aumentato del 20%. Ottima cosa, sono super contento di questo, non vedo l'ora di andare in zona nera a provarlo. La situazione sembrava un po' migliorata dalla 1.3, visto che avevano cambiato le torrette, non erano più potenti come prima, e anche gli equipaggiamenti al 2.68 e le armi al 2.29, comunque si faceva un po' più di danno, non lo so, ma la situazione in generale sembrava un po' più equilibrata. Beh, con questo 20% in più finalmente si potrà tornare a buttare giù la gente, diciamo, non dico velocemente come accadeva nella 1.1 con la sentinella che funzionava con i mitra, ma almeno ci avviciniamo ad un meta dove chi fa il tank tattico non è invincibile e quindi un buon DPS può buttarlo giù anche se saltella qua e là e si cura in continuazione. Naturalmente queste sono supposizioni, ma il 20% secondo me sarà abbastanza per bilanciare ancora di più il PvP, che era naturalmente appunto sbilanciato verso il tank, e soprattutto verso questi scontri infiniti dove nessuno sembrava poter morire mai. Ho scelto questo filmato da mettere sotto appunto per farvi vedere com'è l'attuale stato delle cose. Alla fine di questo scontro mi vedrete addirittura usare la pistola perché avevo finito di tutte le munizioni di tutti i tipi di armi. È anche vero che comunque stavo usando l'Alpha Bridge e quindi che praticamente le munizioni se le mangia. Comunque farò un video anche sul nuovo meta in Dark Zone appena ho testato bene il tutto, quindi non so, penso tra una settimana o qualche altro giorno in più. E nel frattempo vi lascio a questo combattimento dove potete vedere come nonostante eravamo in tre abbiamo tenuto testa a tutti usando le strategie basilari che vi ho spiegato in un mio precedente video e che se non avete visto vi lascio il link nella descrizione. Non appena avranno finito di far uscire patch, cambiamenti, PvP e tutto il resto che stanno cambiando in questi giorni, metterò su i video di cui vi ho parlato in precedenza, e quindi la guida alla ricalibrazione e la recensione per l'Alpha Bridge e tante altre cose, ma adesso ho pensato che questo poteva, diciamo, avere la precedenza sugli altri. Fatemi sapere nei commenti voi che ne pensate di questo cambiamento del PvP, se pensate sia giusto oppure no, e iscrivetevi al canale se volete vedere altri video come questi. Alla prossima, ciaoone! Contaminata.
cercando un punto di sgancio nelle vicinanze. Attenzione, un altro agente è in possesso dei riferimenti nelle vicinanze. L'elicottero è diretto alla tua posizione.